Partita giocata a strappi, credo che il momento clou sia stato quando in contropiede 2 contro 1, poi 2 contro 2, abbiamo sbagliato lì su più 1 il contropiede, lì secondo me si è girata proprio la partita. Perché se rifacciamo a canestro, avevamo rimontato, recuperato 7-8 punti, un'altra volta eravamo tornati sopra con fatica e lì è proprio girata la partita, dal punto di vista emotivo secondo me. Quindi, peccato perché l'avevamo rimessa in piedi, pur sempre in emergenza, perché là sotto facciamo abbastanza fatica come si vede, però l'avevamo comunque riacciuffata, rimessa in piedi contro una squadra che è ovviamente furba, che è grossa, che ha esperienza, che ha buoni giocatori, perché giocatori come Bigiano, come Goss, lo stesso Resto, giocatori esperti che sanno ovviamente tutto di questo campionato, di come giocare. È complesso una partita, ripeto, giocata a strappi e che ovviamente ci lascia amarezza perché l'avevamo un po' riacchiappata, no? L'avevamo un po' ripresa, l'avevamo riacciuffata e secondo me proprio in quel momento lì, su quel contropiede 2 contro 1 sbagliato, Demo non è così grosso da essere da resistere magari così appunto a una stoppata e ha praticamente sbagliato un tiro, che non è un'accusa lui, non voglio essere franteso, dico solamente che il momento in cui è un po' girata l'inerzia, lì avevamo fatto il solito recupero di 6-7 punti, adesso non mi ricordo quanto in quel momento, però avevamo ripreso l'inerzia, avevamo effettivamente fatto in quel momento bene, una buona difesa, contropiedi, e quello era un po', diciamo così, il mettere veramente il naso avanti. Peccato per quel momento lì. Lì si è un po', diciamo così, girato l'inerzia, come dicevo. Primo tempo difficoltà, dove abbiamo fatto fatica a fare canestro, però solita reazione della squadra, ma oggi ovviamente non è bastato e soprattutto abbiamo sofferto abbastanza sotto, non tanto il livello di punti, non tanto il livello di rimbalzi, non tanto ma il livello di fisicità. A livello di fisicità abbiamo sofferto. E, insomma, direi questo in pratica è la sintesi della partita. Prego, domanda. Il microfono? Vuoi iniziare? No. Se faccio un paio di domande. Salve coach. Ciao. Dopo Sassari e Den Bosch, anche oggi un approccio un po' deficitario della squadra alla partita. Lei pensa che siano situazioni contingenti per la forza degli avversari e diversi motivi oppure lavorerà in settimana proprio su queste caratteristiche? Guarda, ti dico, alla fine sai, bisogna anche che si interroghino i ragazzi, nel senso che è una cosa della quale abbiamo parlato ovviamente, no? Però oggi più che approccio abbiamo fatto proprio fatica a fare canestro, a tornare via dal canestro. Quindi sinceramente oggi l'approccio non è stato così brutto, è che non abbiamo fatto canestro quanto magari si sperava, perché non è che abbiamo sofferto di più per dire, non so, Den Bosch con Sassi dal punto di vista dell'impatto forse. Oggi i ragazzi lo sapevano, ci ha provato. Abbiamo solo sbagliato tiri che ovviamente devono dare la possibilità di stare dentro la partita e di giocare una partita normale. Domanda? Sì. E coach, per la seconda volta consecutiva in casa, Erni, pochi minuti tra terzo e quarto. In settimana si è intervenuti sul mercato con l'arrivo di Simmons. Erni è il play giusto per innescare Cedric, può beneficiare dell'arrivo di Simmons? Oppure si deciderà sempre comunque di puntare su altri giocatori nei momenti decisivi del match? Allora, intanto Simmons è arrivato perché James Mays ha un problema che non è lunghissimo, ma non è che possiamo dire che tra una settimana sarà in campo, forse neanche tra due, forse neanche tra tre, per cui era, diciamo così, necessario che ci fosse un sacrificio da parte della società. Perché effettivamente si vede che soffriamo là sotto, ci manca un po' di chili, ci manca atletismo, là sotto ogni volta che prendiamo un rimbalzo è una lotta proprio. Poi ci provano sia Ivano che Andrea che Dea, ci provano, però è chiaro che ci manca qualcosa, è evidente, poi resiste una partita o due, ecco perché la venuta di Simmons con James Mays che deve aspettare qualche settimana ed è un recupero, tra virgolette, che ci sarà, ma non si sa di quanto. È chiaro che averla sotto un giocatore di peso che intanto può tirare una stoppata, quindi che diventa più un saltatore, che prende più rimbalzi e che dà una pericolosità interna,
secondo me cambia un po' anche tutto il resto del lavoro degli esterni, non solo di second. Quindi sai, se tu metti oggi dentro James Mace, secondo me una mano ce la dà. Io credo che qualcosina, magari qualche punto in più sotto lo facciamo, qualche rimbalzo in più lo prendiamo, e secondo me mi fa una partita per alcuni aspetti un po' diversa. Non è che lui è il salvatore della patria, che dobbiamo solamente pensare che se torna un lungo siamo ai problemi, però credo che alla fine la presenza effettivamente di James Mace in un'assenza così prolungata del primo titolare, insomma, un po' la squadra ne sta risentendo. Vi dico sinceramente, non so se Dexim in quali condizioni sia. Quando è arrivato qua 2 anni fa, se vi ricordate, ci ha messo 2 mesi per entrare in condizione, non ha fatto una partita fino ad ora. Sinceramente non so in quali condizioni sia, non mi sembra sovrappeso, ma questo non è sufficiente per essere giocatore, ovviamente. Quindi domani sarà in palestra con noi, domani farò le visite, pomeriggio comincerà a lavorare, vedremo che in quali condizioni è. Però sinceramente non so se in questo momento Cedric Simon sarà il giocatore che abbiamo visto brillante e importante 2 anni fa, questo non te lo so dire. È una sorpresa, sarà una sorpresa anche per me, perché non ho idea, non ho parlato ancora a fondo con lui. Ho parlato con lui un paio di volte al telefono e basta, per cui sinceramente non ho idea se in questo momento potrà essere così di reale supporto. Lo scoprirò anch'io domani. Il modo migliore per venire fuori da una sconfitta è giocare già subito mercoledì, un esordio importante, coppa in casa, che cosa ne pensi? Sì, spero di aver Simons, anche così per curiosità ti dicono, solamente per un reale vantaggio effettivo. È chiaro che giochiamo una partita, così andiamo subito a togliere un po' di ragnatele, tra virgolette, andiamo a togliere così un po' di arrabbiatura. Giochiamo subito in casa e ovviamente c'è bisogno di vincere in casa con Sodertaglia, assolutamente, perché la coppa è talmente stretta come numero di partite che bisogna vincere in casa. E appunto per poi vedere con Den Bosch cosa succede a ritorno. Posso? Ciao Coach, mi sono distratto un attimo sulla domanda precedente, non so se te l'hanno fatta, te la ripeto, ti chiedo scusa se è stata già fatta. Secondo te hanno risentito della partita di Coppa? E poi una mia curiosità, a un certo punto sul canestro sbagliato di Ivanov da sotto sei stato quasi 20 secondi a buttare occhiatacce al parterre. È successo qualcosa in particolare? Penso che la squadra vada sostenuta. Non è, onestamente, credo che... mi dispiace quando i ragazzi vengono, onestamente, tra virgolette, messi un po' alla gogna. Onestamente non mi piace. Per cui siamo in casa, i ragazzi vanno sostenuti, ci provano, lottano, danno il massimo. Ed è per questo che mi dispiace quando c'è un dissenso eccessivo da parte di qualche tifoso verso i ragazzi, ed è il mio compito aiutarli e proteggerli. Questa è la prima cosa. La seconda era della partita. Sai, non lo so, di sicuro giocare 2 volte con il viaggio non è facile. Per qualcuno è la prima volta ed è una fatica fisica e nervosa che ovviamente qualcuno deve imparare a gestire e a convertire. D'altra parte è proprio questo il problema. Posso dire che Zerini ha detto che ultimamente era un po' stanco, ma ha detto questi proprio tra ieri e oggi. Ci sta, è normale. Andrea è un ragazzo che è un po', tra virgolette, inesperto, no? Perché ha giocato mercoledì, tra l'altro i lunghi sono messi un po'... stanno giocando tanto perché manca effettivamente il quarto lungo, che è poi il pivot principale, il pivot titolare. Questo per dirti che effettivamente, sai, non so se è proprio... che non è una scusante, però qualcuno è chiaro che deve imparare a gestire questo doppio impegno. Non è così scontato, proprio giocando 2 volte alla settimana. Come dicevo, qualcosa si lascerà per strada, per via della Coppa. Perché quando viaggi 2 giorni facendo più o meno, mi sembra, 9 ore in aeroporto, 8 ore in aeroporto, l'andata e ritorno, fai una partita, è normale, o così ne paghi. Però questo è il bello e il brutto della Coppa. Si è scelto di farla, bisogna cercare di gestirla e i ragazzi devono imparare a conviverci. È chiaro che chi ha più esperienza riesce a farlo, chi l'ha già fatta sa già cosa vuol dire, quindi sa già proiettarsi. Qualcuno che non l'ha fatta, come Andrea, è normale che possa magari soffrire un po' di più. Ok, grazie. Tre domande? Grazie a tutti. Grazie mille.